Sport, divertimento e solidarietà. Sabato 15 e domenica 16 luglio torna a Fano la Vela che unisce, l'evento benefico organizzato da Rotary Club che per la seconda edizione ha voluto instaurare un rapporto continuativo con l'ambito sociale 6 tramite il Comune di Fano che è nell'ente capofila al fine di poter sostenere con la raccolta fondi legata alle iniziative il progetto denominato 6 Plurale. Si tratta di una rete di centri per le famiglie da costituire a Fano e in altri due comuni dello stesso ambito. Nell'ambito territoriale sociale 6 mancano servizi di questo genere per le famiglie. È importante perché appunto va a promuovere e a sostenere con una raccolta fondi l'allestimento, soprattutto l'allestimento tecnologico di questi locali. Il servizio è uno spazio, vuole essere uno spazio pienamente accessibile, fruibile, al piano terra, quindi senza barriere, in luoghi dove è possibile parcheggiare facilmente e soprattutto mettere a disposizione delle famiglie risorse anche di servizi, di interventi, oltre a quelli che sono i servizi istituzionali, quindi gli incontri protetti, gruppi di famiglie, tutto quello che già il servizio sociale professionale fa. Con le associazioni con cui ci siamo già incontrati nei tavoli dedicati sia per la disabilità che quelli per minori famiglie, metteremo insieme una sorta di coprogettazione proprio per la cogestione di questi spazi in maniera condivisa, chiaramente in orari prestabiliti, in modo tale da davvero che ci sia un coinvolgimento il più possibile plurale. Questa iniziativa, che appunto si chiama La Vela che unisce, credo che anche sia di buon auspicio perché davvero questa progettualità parta col vento in poppa. L'evento, poi aggiunto il neopresidente del Rotary Club Fano Andrea Zampa, è in linea con il tema del Rotary International scelto per l'anno, cioè creiamo la speranza nel mondo, quindi una speranza che deriva dal fare, dalle mani di uomini e donne, operatori del settore, cittadini e istituzioni che lavorano insieme per creare le basi di un futuro migliore. Vogliamo dare valore, ha detto, a questo spirito di sacrificio. Presidente, come verrà articolato questo evento? Il 15 luglio ci sarà la cena di benvenuto per tutti gli armatori che arriveranno dalle varie parti d'Italia per partecipare alla gara e sarà fatta all'interno di un ristorante fanese. In questa cena andremo a presentare un po' l'iniziativa e tutto quello che verrà svolto la domenica mattina. Poi la riunione si sposterà la domenica mattina e ci ritroveremo tutti all'interno di un briefing che verrà fatto al porto, alla sede turistica del porto. In questo briefing agli armatori verranno assegnate le barche. Nelle imbarcazioni gli equipaggi non sono definiti, ma verranno costituiti quel giorno tra gli armatori, alcuni equipaggi che esistono già e tutti i cittadini che vorranno in qualche modo partecipare perché avranno possibilità di accedere a bordo e quindi partecipare alla veleggiata. Ovviamente ci sarà un costo e questo costo sarà uno dei soldi che verranno devoluti al progetto 6 Plurale. La manifestazione, la gara sarà svolta al largo del Lido, verrà organizzata tutta dal Circolo in mare come assistenza e durerà circa 2 orette. Alle 9 briefing, partenza verso le 11, 2 orette si rientra. Al rientro verranno fatte le premiazioni per le gare che avranno vinto la veleggiata, più tutta una serie di premi che verranno dati di partecipazione. All'interno di questa manifestazione esiste anche un contest fotografico, nel senso che chi vuole, chi ha piacere, sia a bordo che da riva, possono fotografare la manifestazione inviando delle foto a numero che verrà distribuito quel giorno e a seguito di questo verranno fatte delle premiazioni anche per le migliori foto. Come è possibile iscriversi? Allora, l'iscrizione purtroppo numero chiuso perché voi comprendete che non si può fare una gara con troppe imbarcazioni, avremo circa 25-30 imbarcazioni, non di più. Alla cena abbiamo circa 140 posti. Per potersi iscrivere bisogna andare sul sito del Rotary Club Fano. All'interno di questo sito troverete un sito specifico per la vela che unisce come manifestazione, lì troverete tutti i form e basta compilare questi form in maniera digitale e verrete subito ricontattati dal sistema per dirvi se siete entrati o non siete entrati all'interno della manifestazione, sia per la cena che per la regata come equipaggio. Oltre al sito ci sono anche i social, tutti i social hanno già i form automatici per potersi iscrivere.